Finisce sul tavolo del TAR del Lazio la vicenda dei lavori di ricostruzione dell'asilo di Rivisondoli. I giudici amministrativi, dopo il ricorso presentato dal Comune, hanno sospeso il provvedimento di revoca del finanziamento che era stato emanato dal Ministero dell'Istruzione e hanno fissato l'udienza per domani, 8 ottobre. Nelle scorse settimane il Comune Alto Sangrino era stato costretto a sospendere i lavori dopo la decisione del Ministero di riprendersi i fondi PNRR perché la particella del terreno dove è collocata l'opera non è di proprietà del Comune che ha chiesto il finanziamento. Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio di Via Patini, finora utilizzato per incontri culturali. Lo scorso 10 giugno gli ispettori del Ministero e i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, coordinati dal capitano Giuseppe Testa, avevano effettuato un sopralluogo sul posto. L'analisi della documentazione aveva spinto il Ministero a revocare il finanziamento, un provvedimento ingiusto, frutto di un errore secondo il Comune guidato dal sindaco Giancarlo Iarussi, che si è poi rivolto al TAR.